Il programma dell'UNICEF a supporto dei minori, delle persone di minore età, migranti e rifugiati, ha l'obiettivo di favorire la loro piena protezione e piena inclusione nel sistema italiano. Ed è in questo contesto che noi abbiamo sviluppato questo partenariato con l'Università degli Studi di Palermo, il cui obiettivo è formare i professionisti e le professioniste del domani su questi temi di cruciale importanza. Siamo al terzo anno di partenariato. Il partenariato è cominciato 3 anni accademici fa e quest'anno abbiamo proprio l'obiettivo di portare alle studentesse e agli studenti presenti in aula un approccio il più possibile esperienziale. Per noi è molto importante che le ragazze e i ragazzi capiscano come leggere in maniera tempestiva i bisogni e come indirizzarli in maniera appropriata ed efficace. Ovviamente è altrettanto importante instradare questo percorso operativo in una cornice teoretica di riferimento che dia contezza delle convenzioni, dei trattati internazionali, della normativa nazionale, comunitaria e nazionale che orienta l'intervento nel campo della protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo programma si articola in 3 moduli. Il primo modulo tratta la protezione dell'infanzia. E questo prevede un approfondimento sul lavoro di UNICEF in Italia, quindi nella nostra risposta di supporto, di prevenzione e protezione a ragazzi e ragazze, soprattutto nell'ambito dell'accoglienza e non solamente, e poi anche con uno sguardo invece all'ambito internazionale. Il secondo modulo invece tratta sulla salute mentale e il supporto psicosociale, tema molto molto caro ad UNICEF. All'interno di questo modulo approfondiamo quelle che sono le linee guida di riferimento a livello interagenzia che appunto UNICEF promuove e sostiene, e poi ci addentriamo sempre all'interno di casi studio facendo riferimento proprio alla concretezza delle realtà con cui noi ci confrontiamo. Nello specifico del mondo dell'accoglienza e quindi di un'adolescenza migrante rifugiata, esploriamo quelle che sono le principali dinamiche con cui i ragazzi e le ragazze si trovano a fare esperienza giorno per giorno nel loro percorso di crescita, di sviluppo e anche di transizione. Quindi una transizione che li vede spostarsi dal loro paese di appartenenza, dai loro affetti, dalla loro famiglia, attraverso un viaggio assolutamente destabilizzante, molto pericoloso, che può generare delle crisi, fino ad arrivare ad approdare in quello che dovrebbe essere poi un luogo sicuro, che li accolga, che li supporti e che possa veramente accompagnarli in una transizione verso l'età adulta, in un processo di integrazione sociale e di vero e proprio benessere, concepito dall'UNICEF, diciamo, in maniera olistica, a 360 gradi. Il terzo modulo ha una componente interamente dedicata alle forme e agli strumenti di protezione a supporto delle ragazze e delle donne sopravvissute alla violenza di genere. Non casualmente, questa ultima parte del laboratorio è stata programmata in occasione della giornata internazionale contro la violenza su donne e ragazze. Perché la violenza di genere e perché un modulo sulla violenza di genere? La violenza di genere è una violazione dei diritti umani, con conseguenze che possono essere devastanti sia sulla persona che la subisce, quanto sulla comunità e la società in cui essa vive. Ed è per questa ragione che UNICEF ha sviluppato un percorso di formazione pensato per essere attivato all'interno delle comunità, valorizzando la resilienza delle ragazze e delle donne e valorizzando anche gli strumenti di supporto che possono essere attivati all'interno delle stesse comunità.